Voglio salutare Gilda Sportiello che ci è tornata a trovare, grazie e bentrovata, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Ecco, rafforzamento di difesa. Sportiello, comincio da lei. Questo probabilmente determinerà, facendo due conti, fino a 300.000 uomini dispiegati in più per rispondere ad attacchi russi. Non si escludono neanche testate nucleari in Europa orientale, come oggi ci raccontano molti colleghi di molti quotidiani internazionali. Facciamo qualche considerazione. Parto da lei e poi vado al senatore Zaffini. Guardi, noi sin dal primo momento ci siamo esposti a favore dell'ingresso di Svezia e Finlandia perché riteniamo che per il rispetto del principio dell'autodeterminazione e con l'inasprirsi di un conflitto che sta diventando sempre più duro, è chiaro che ci sia anche un'esigenza di maggiore sicurezza, per cui dopo un conflitto scatenato, ricordiamo, dalla Russia, è anche legittimo che paesi che fino ad ora non avevano preso in considerazione questa ipotesi abbiano fatto questa richiesta. Detto questo, però, a maggior ragione, anche dopo le dichiarazioni di Stoltenberg, abbiamo bisogno, necessità di riaggiornare anche il Parlamento su quello che sta accadendo. Non è più possibile rinviare una discussione parlamentare, non siamo più nelle condizioni di febbraio e di marzo, quando questo conflitto è scoppiato. Abbiamo necessità, ma non noi del Movimento 5 Stelle, il Paese ha il diritto di sapere come si sta collocando l'Italia, quali sono le intenzioni, qual è l'orizzonte di questo conflitto, perché quando si parla di una guerra che durerà anni, quando si parla di una guerra che durerà anni per sconfiggere la Russia, cosa significa questo? Quando si parla di nuovi assetti, e lo diceva oggi Stoltenberg, lo abbiamo appena ascoltato, di cosa stiamo parlando? A quale guerra stiamo partecipando? Io direi che è necessario che tutte le forze politiche si accodino alla richiesta del Movimento 5 Stelle, e cioè che il Parlamento torni centrale. Lo abbiamo già fatto con la risoluzione che abbiamo votato in Parlamento, però direi che a maggior ragione questo sostanzia la nostra posizione. E mi leggo, onorevole Sportiello, alle parole del senatore. Intanto ci dice il Movimento, proprio mutuo le parole del senatore, dove sta andando? Ma infatti mi stupivo ascoltando il senatore che non avesse capito quale fosse la posizione del Movimento, eppure la posizione del Movimento è molto chiara. Noi dal primo momento stiamo portando avanti delle posizioni chiarissime sia rispetto al conflitto, sia rispetto alla crisi energetica, sia al prezzo che sta pagando l'Italia e a chi sta pagando in Italia questa guerra, il costo di questa guerra, il costo delle sanzioni. Allora, io mi meraviglia che il senatore parli del tetto al prezzo del gas, perché inconsapevolmente forse si è accodato a una richiesta del Movimento 5 Stelle, perché siamo i primi, ancor prima dello scoppio di questo conflitto, ad aver chiesto degli interventi urgenti per calmierare i prezzi delle bollette, perché questa guerra ha soltanto esasperato una crisi energetica che noi abbiamo chiamato a settembre dell'anno scorso. Ecco, queste sono immagini live, perché sta uscendo Beppe Grillo dall'Hotel Forum. Ecco, sì. Non, vediamo se parla. Alzate l'audio. Non parla. Allora, non parla. Comunque, queste sono le immagini dette, perché tra poco parleremo anche di questo. Prego, concluda, Sportiello. Sì, concludo dicendo che siamo stati i primi anche a proporre un tetto al prezzo del gas, siamo stati i primi a proporre un Energy Recovery Fund subito dopo lo scoppio della guerra, proprio per parlare di una strategia politica europea per l'acquisto e lo stoccaggio del gas, perché questo non significa strategie lontano dal vissuto di ognuno di noi, questo significa andare incontro alle esigenze di famiglie, di imprese, delle persone più fragili che in questo momento stanno pagando un prezzo insostenibile della guerra. Quindi noi abbiamo proposto per primi queste soluzioni, ci fa piacere se qualcuno si accoda, e anzi noi chiediamo che con forza anche le altre parti politiche ci seguano in questa battaglia. Detto questo, io credo che tra l'altro siano questi problemi del paese quelli, insomma, che in questo momento interessano a chi ci sta ascoltando. Onorevole Sportiello, ce la raccontava la nostra Daria Paoletti, insomma, ma l'ha stupito invece dall'altra parte il putiferio dell'intervista di De Masi, insomma, studioso, ascoltato in questi anni, insomma, dal Movimento, che avrebbe detto, lo riporta il Fatto, Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal Movimento 5 Stelle. Mi dice la sua? Guardi, devo dire che stamattina mi ha stupito
aprire i giornali, ma anche ieri, in questi giorni in particolare, aprire il giornale e leggere di un contrasto tra Conte, Grillo e io che ho partecipato alle riunioni, ai confronti col presidente, col garante, ho vissuto tutta un'altra realtà che non è quella riportata nei giornali. All'interno del movimento, sicuramente in questo momento c'è un confronto che c'è sempre stato e io noto che si fa fatica a capire anche la natura del movimento che si aggiorna sempre, si confronta sui temi Buongiorno. e che discute all'interno di se stesso. È chiaro che un movimento che all'indomani del tradimento del mandato elettorale che una parte dei nostri eletti ha portato avanti, c'è un movimento che invece resiste, c'è un movimento che sta lavorando alla rottamazione delle cartelle esattoriali per il salario minimo, per la transizione ecologica e che non ha mai smesso di farlo. Quindi sicuramente noi siamo orientati più su questo che su narrazioni che poi tra l'altro neanche ci appartengono. Rispetto al governo, noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare e che è nostro dovere fare, portare avanti dei temi, discutere. Ricordo che grazie a noi non sono state aumentate di 14 miliardi le spese in aumenti militari, 14 miliardi che sarebbero stati presi o con l'aumento di tasse o col taglio di servizi. Quindi direi che il nostro ruolo nel governo è un ruolo ben preciso e noi stiamo continuando per la nostra strada a lavorare per i cittadini. Gli ascoltatori devono sapere che è stato rifinanziato, cioè, il reddito di cittadinanza con 80 miliardi. Basta, non aggiungo E lei commenti. deve sapere che quel reddito di Punto. cittadinanza ha impedito che esplodesse una bomba sociale nel nostro paese nel Basta. periodo più duro, permette a persone fragili con disabilità, famiglie monoparentali di andare avanti, a persone che Anche a hanno molti pur lavorando truffatori permette di andare avanti, uno eh? stipendio che non gli Anche a permette di molti andare avanti, truffatori. di raggiungere la soglia di povertà, di poter pagare anche le bollette a fine mese, anche di mettere il piatto a tavola. E guardi bene, perché i dati sulle truffe sono lo 0,3%. E le do un consiglio: se veramente vuole combattere le truffe, allora parli di evasione fiscale, perché lì parliamo di 10 miliardi che non tornano allo Stato. Perché fare i Allora, forti con i deboli è facile, gli agnellini con i forti è un'altra roba. Io mi devo interrompere perché qui apriamo No, no. una porta che ci porta a fare quattro puntate insieme, insomma, ma le faremo, insomma, saremo nuovamente insieme presto se vorrete. Io saluto Gilda Sportiello e Francesco Volentieri. Zaffini, buon lavoro a tutti e due. Grazie per essere stati con noi, vi interrompo perché ce ne andiamo ad Grazie a ascoltare Joe lei. Biden e Stoltenberg.